Prima di vedere come poter collegare il controllo di oscillazione della vettura con il nostro helper del body, dobbiamo vedere un attimo di definire alcune cose sul pivot. Il pivot è uno strumento abbastanza particolare, come abbiamo visto, ci aiuta tantissimo nella modellazione e sia nella fase di animazione e definizione degli oggetti. Abbiamo la possibilità di scegliere varie tipologie di pivot. Facciamo un rapido esempio. Ho la possibilità di avere un pivot al view che se attiviamo gli assi di trasformazione vediamo subito cosa vuol dire. Al view vuol dire che è uguale, identico al world, cioè prenderà le dimensioni, dico le coordinate del sistema x, y e z in base agli assi di riferimento. Quindi sia view che world è assolutamente uguale. In modalità e quindi avremo la possibilità di muovere in base alla posizione del sistema di riferimento degli assi generico. Abbiamo quello local che come abbiamo visto e come do per scontato è comunque un movimento in base alla posizione locale di una griglia fittizia che viene creata, infatti se vado a fare grid, di una griglia fittizia che viene creata in fase di modellazione. Stessa cosa che si può avere con l'autogrid nel nostro sistema di modellazione. E quindi questo mi permette di muovere lungo gli assi locali del mio elemento. Abbiamo poi la possibilità di scegliere anche altre tipologie di utilizzo, ad esempio la possibilità di utilizzare un sistema a schermo, sistema screen, il quale è sempre parallelo alla posizione del nostro schermo, del nostro punto visivo, quindi sarà sempre una posizione data dal punto di osservazione. Questo è sicuramente molto comodo se stiamo modellando, se vogliamo realizzare degli effetti assolutamente particolari. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare quello alla griglia, che sarà dato in base alla griglia di riferimento in cui ci troviamo, quindi se io mi sposto nella front, sarà sempre implicato in base a una griglia che abbiamo di riferimento e poi abbiamo la possibilità di utilizzare anche altre tipologie. La tipologia parent, la quale si lega al link che abbiamo. Se io avessi un'altra geometria, questa mia tipologia, io ho il mio parent che è mia sfera. Quindi vado a linkare il box che è il figlio alla sfera. Se io posiziono come parent, prendo gli assi di trasformazione, essi saranno relativi in base al parent di riferimento, che in questo caso sono abbastanza simili a quello. Io potrei anche andare a ruotare cismo della mia sfera. Notare tramite il parent siano praticamente differenti. Il parent in questo caso xy è questo e il parent viene ripreso dal figlio nella posizione comunque come è posizionato il mio pivot tramite l'after pivot only. E poi abbiamo la tipologia abbastanza interessante del gimbal, il quale utilizza i valori di rotazione, valori di x, y, z di rotazione del nostro oggetto al quale è linkato. Naturalmente non è molto simile al local come tipologia di utilizzo, ma esso comunque fa fede, diciamo, non c'è necessariamente bisogno che sia ortogonale o comunque parallelo al nostro oggetto di riferimento. Detto questo, siamo pronti per poter effettuare di fatti il nostro collegamento. Per effettuare il nostro collegamento, il nostro punto di roll sarà come
come pivot in maniera parent, mentre il mio oggetto point sarà invece un gimbal. Questo mi permette di avere delle diverse tipologie. Abbiamo anche altri due sistemi di riferimento, che però uno è stato introdotto nelle ultime versioni di 3ds Max, che è il working, che in base a quella posizione di lavoro, è il pick. Il pick serve di fatti per ruotare in base a un altro pivot. È praticamente molto simile all'utilizzo di uno snap, è molto comodo in fase di modellazione. Quindi una volta definito il nostro sistema di coordinate, che vi ricordo che di rotazione, che sia per il nostro doll in fase di move, possiamo mettere in parent, fase di rotazione invece in gimbal, stessa cosa per il nostro controller helper controller. A questo punto io posso andare a definirne la sua rotazione con il nostro pivot. Vi ricordo che per capire la rotazione tramite wireframe, in questo caso sarà la Y per questo settore e la Y per quest'altro vettore. Naturalmente la Y sarà collegata in base alla X e la Y sarà collegata in base alla X di rotazione. Quindi posso dare un freeze momentaneo alla mia geometria. Seleziono il mio Control Shape Roll Body, tasto destro, Y Parameters, Transformation, Position, Zero Position, X Position, Limit Control Bezier Float, Limit. Ok. E lo posso dare, tac, Transformation, Rotation. Abbiamo detto che la X controllerà la Y Rotation. E dalla finestra di dialogo vado a connettere, e quindi adesso questa la spostiamo un attimo di lato. Se io vado a ruotare tale elemento, vedo che a spostare tale elemento vedo che ruota in maniera molto molto eccessiva anche la mia carrozzeria. Naturalmente noi vogliamo limitare questo effetto, quindi possiamo utilizzare un'espressione molto semplice per poter limitare l'effetto. Questa espressione sarà il limit control bezier float diviso un valore che per esperienza è un valore che può andare bene, può essere 500 oppure anche 600. Poi vediamo che cosa succede con up. Mettiamo up a 500. Vedo che si muove anche la mia carrozzeria, si muove perfettamente. Naturalmente, essendo l'appunto un modello di macchina FreeSol, andiamo in shader, essendo una macchina molto pesante, essendo una macchina che quindi ha un peso della carrozzeria pesantissimo, ha un senso di oscillazione molto molto limitato. Se io la sposto, vediamo che questa oscillazione è veramente eccessiva per una macchina come l'appunto. Magari può andare bene per una macchina con degli ammortizzatori molto più elasticizzati, per un fuoristrada, un camion o qualcosa di più particolare. Quindi potrei portare anche questo valore a 700, per esempio. Update. E vediamo che difatti questo valore è abbastanza è ancora un po' troppo elevato. Possiamo portarlo a Proviamo a portarlo a 1000. Date. Vediamo che 1000 è già un valore che può andare bene. Poi naturalmente potremmo limitare anche l'effetto. Facciamo la stessa identica operazione anche per l'altro asse. Wire Parameters, Transformation, Position, 0, Y position, limit control, in questo caso transformation, rotation, X rotation, connettiamo, 1000 avevamo detto,
E notiamo che però effettua l'inclinazione al contrario in base a quello che dovrebbe essere. Quindi aggiungiamo un negativo, valore negativo, davanti a questa espressione. Update. Vediamo che difatti adesso funziona. Volendo si potrebbe ancora più ridurre questo effetto andando a ridurre difatti la grandezza del mio rettangolo e il suo float limit. In questo modo si può avere un effetto più contenuto. Tipo potremmo portarla a un valore del genere. Bene, una volta che abbiamo definito quindi l'oscillazione dell'autovettura, in base al corpo non ci resta che definire il collegamento del corpo, del body, del nostro control body, con il nostro limite della nostra carrozzeria quassù in cima. Questo perché? Perché se io adesso vado a ruotare per il nostro controller di sgommatura, vedo che praticamente ruota tutto tranne la carrozzeria, tranne il corpo. Quindi per consentire un controllo maggiore vado a collegare il mio point che era dallo schematic view. Possiamo vedere che il mio control point è collegato al mio body, il quale è collegato alla root generale, invece io lo voglio collegare al mio elemento basso in cima. Passiamo un attimo, io vado a collegare il body mio boundary, quindi dallo schematic view avrò il racket mode, avrò il mio control roll body al quale è collegato il mio control helper body, al quale è collegata la mia carrozzeria. Difatti, in questo modo, se io adesso vado a ruotare il mio drift, ruoterà anche la carrozzeria e volendo possiamo anche spostare il nostro body per poter effettuare meglio questa operazione. Vi ho detto precedentemente che volendo possiamo anche andare a limitare la grandezza del mio boundary, quindi posso portarlo a 70, ops, 70 e 70 e quindi volendo abbassare il float limit properties a 30 e meno 30. Properties 30 e meno 30. In questo modo, se vado adesso a controllare, sarà sempre meno l'oscillazione e quindi magari ancora più corretta. Notiamo anche un'altra cosa, che quando io mi sposto totalmente verso il 30, in questo caso non vado a prendere perfettamente la metà del mio body e quindi posso ridurre la grandezza del mio control ancora tipo a 60. Vediamo cosa succede se io la porto a 60. Ok, è perfetto. E 60. Questo perché? Perché conviene sempre avere un controllo di contorno che sia sempre il nostro controller di Dolly, il nostro limite sia sempre a metà di tutti gli elementi, di tutti gli angoli, di tutti gli elementi, in modo tale da avere metà da una parte e metà dall'altra. Molto più comodo rispetto ad altri sistemi. Ok. Perfetto. Come vediamo abbiamo uno schematic view perfetto in questo caso, e abbiamo ancora dei point che sono quelli degli assi che sono liberi, questo andremo e i vari controlli delle rotazioni, queste andremo a sistemarle prossimamente. Bene, a questo punto andiamo a collegare i vari point che ci servono con l'insieme del nostro rig, quindi vado a nascondere tutta la geometria e avrò, per il momento scorriamo verso il basso, okay, il nostro schematic view in modo tale da averlo presente, e a questo punto andrò a collegare quindi il mio wheel control point alla rotazione.
Stessa cosa anche per gli altri elementi. In questo modo, se io vado a ruotare adesso, a ruotare il nostro controllo di rotazione, ruoterà anche il nostro point helper, ma se vado a spostare la sospensione, anch'esso si sposterà. Bene, a questo punto andiamo a collegare invece il nostro point degli assi, lo linkiamo al nostro axle e il nostro axle lo colleghiamo, se non è già stato collegato, vediamo che è collegato al nostro steering wheel, quindi se io vado a spostare, in questo caso funziona, quindi vado a collegare lo steering, quindi l'asse allo steering. In questo caso qua vediamo che difatti abbiamo questa rotazione. Ok, stessa cosa, e lo steering wheel naturalmente sarà collegato, come vediamo dallo schematic view, sarà collegato alla nostra route. Andiamo a fare la stessa identica operazione, quindi colleghiamo il point all'asse. L'asse è collegato in questo caso con il drifting. Spostare il drifting, ok, vado a spostare il tutto. Perfetto. A questo punto dobbiamo fare una piccola premessa, una piccola operazione particolare. Un'operazione particolare, cioè quella di andare a impostare una sorta di constraint molto particolare che è stato introdotto dalla versione 2010 di 3ds Max con l'avvento della plugin Cat, che è stata acquistata quindi da Autodesk ed è stata implementata dentro 3ds Max ed altri tools. Prima di far questo però dobbiamo vedere un piccolo esempio che ci aiuterà anche a capire che cosa andremo a realizzare e perché andiamo a realizzarlo.